una struttura, implementiamo sì, io se siete d'accordo volevo fare così una chiacchierata, una riflessione, perché dopo ieri sera mi ha fatto piacere che siamo arrivati quasi alle 6:30, quindi abbiamo sforato, ma era bello ascoltare. E una riflessione un po' su quello che avete messo in cantiere ieri. Io stanotte rientrando ho buttato giù anche alcune cose che volevo un attimo riflettere con voi, visto che qualcuno aveva parlato di erbe, aveva parlato di prodotto di stagione, e così ne parliamo un attimo. E, una cosa che vorrei proprio iniziare un po' da questa, dell'idea delle quattro stagioni, nel nostro caso sono tre stagioni, però su quest'idea delle stagioni mi sembra che sia un buon prodotto. Ho fatto anche un po' di ricerca col breve tempo che avevo e con la linea che non è che funzionasse così bene lì in albergo, però ho visto che parlare delle stagioni, creare un prodotto di stagioni, se ne parla ma poco, quindi potrebbe essere anche un'idea piacevole, insomma, il fatto di qualcuno di voi sull'autunno parlava dei colori, quindi i colori, la luce, insomma, ci sono tante cose da stimolare. E allora, vedete, io adesso ho buttato giù un po' queste idee, vedete, e naturalmente, che dopo poi questo è materiale che vi avrete voi, c'è il fatto di collegarsi molto anche ai weekend e anche a quello che succede nel territorio. Nei pacchetti, adesso se ricordo bene, c'era qualche passaggio a quello che è la manifestazione di quel periodo e quindi noi dobbiamo sfruttare chi fa qualcosa nel territorio, vuol dire non metterci del tempo e del denaro e non è da poco, eh? Quindi tutto quello che c'è nel territorio delle quattro stagioni. E allora qui ho messo un po' alcuni riferimenti, però queste slide credo sia importante la riflessione, ma non abbiamo tempo di spingere su questo perché il lavoro che vorremmo fare oggi deve essere un po' completare la nostra offerta. Quindi gli stimoli che dobbiamo mettere in evidenza sono da tradurli in un prodotto di esperienze. Io vengo qua a fare questa esperienza in primavera, ma deve essere talmente accattivante che mi deve stimolare a ritornare nel periodo estivo e poi rincontrarci in autunno. Quindi in questo caso il nostro ospite, se siamo bravi, almeno tre volte all'anno lo portiamo qui nel Brindisino. Non potrà fare sempre una settimana completa, perché le vacanze, a volte le ferie, sono solo in alcuni periodi, però il weekend lungo diventa facile organizzarlo, perché poi se non viene da noi va da qualche altra parte. Non è che la gente fa una vacanza solo all'anno e poi per tutto l'anno non si muove la domenica. Quindi noi dobbiamo essere bravi a dire: ti abbiamo fatto fare questa esperienza in primavera? Bene, abbiamo anche quella per l'estate, che non è la stessa cosa, perché sapete che la gente sulla ripetitività si annoia subito. Se tu gli fai un prodotto e l'anno dopo gli riproponi lo stesso prodotto, non te lo compra. L'anno dopo tu lo devi, o gli metti solo un fiocchetto diverso, o gli rendi quel piacere del stare assieme, altrimenti dici: ma l'ho fatto già l'anno scorso, quindi non viene. Quindi noi dobbiamo avere questa capacità di fargli vivere questo territorio in queste tre atmosfere, insomma, primavera, estate, autunno e inverno. Naturalmente abbiamo parlato che l'alimentazione è molto importante su questo e i frutti della stagione, e per questo ho preparato questa schedina qua che volevo farvela vedere, che pensate, senza parlarne, però abbiamo condiviso queste cose. Voi ieri avete parlato delle erbe, allora pensate, per dire quanto siamo nella stessa lunghezza d'onda.
il frutto della cerca secondo le stagioni, primavera, estate, autunno, inverno. E in questo frutto della cerca, cosa in realtà abbiamo organizzato? Abbiamo organizzato dei percorsi, adesso purtroppo è anche molto scritto in piccolo, quindi fate fatica anche a vederlo voi. Però ecco, abbiamo dato questo paniere agli ospiti e fare un percorso per raccogliere tutte le erbe che ci sono in quel periodo, rientrare, mettere tutto quello che a volte chi non conosce le erbe raccoglie anche delle cose proprio che non sono nemmeno combustibili, però le mette sul tavolo, qualcuno che comincia a selezionare questi prodotti, quelli che possono servire all'erboristeria, quelli che possono servire per la cura del corpo, quelli che possono servire per l'alimentazione. Quindi far vedere al nostro ospite, e qui abbiamo la fortuna che, già quando parliamo del territorio della questa fascia mediterranea, abbiamo di tutto. Quindi è anche carino far capire che girando in campagna ti puoi curare, puoi mangiare, puoi insomma solo a raccogliere quello che è la spontaneità che lascia un territorio. Poi vado avanti qui sì, qui naturalmente in questo diciamo frutto della cerca, principalmente lo si fa a piedi, a cavallo, in mountain bike o anche col carro, perché avevamo creato un carro da poter trasportare un po', chi è un po' più pigro, chi vuol fare meno percorsi. Poi andando avanti, che volevo arrivare un po' a questo, ecco, vedete, la primavera. Allora, in primavera già parlare dei prodotti della primavera, le piante della primavera, cosa c'è in primavera, i prodotti. Ma volevo farvi vedere questa scheda che ieri ne avevamo un po' parlato. Allora, avendola recuperata, era un po' questo. Vi ricordate, abbiamo parlato della primavera, dell'estate, autunno e inverno. Vicino abbiamo messo questi elementi che sono l'aria, il fuoco, la terra e l'acqua. Abbiamo detto possiamo vivere senza queste cose? No, sono gli elementi della vita. Bene, provate a pensare che in primavera è il fegato e noi se facciamo questi percorsi di andare alla cerca delle piante, tutte le erbe spontanee che troviamo in primavera sono tutte depurative, tutte aiutano il fegato. Quindi abbiamo anche questo vantaggio che riusciamo a trasmettere il sapere, che spesso è l'esperienza, la conoscenza dalla nonna, a questo ospite che vive in città, che è abituato alla confezione della Coca-Cola o dei prodotti confezionati, che non sa nemmeno che conservanti ci sono dentro, che a volte veramente gli rovinano il fegato. Noi invece gli curiamo il fegato. E così come d'estate che c'è il cuore ed estate tutto quello che troviamo nel periodo estivo, la frutta aiuta, stimola il cuore. Noi diamo esattamente quello che serve nel periodo della cerca, secondo la stagione, perché andiamo nel territorio a raccogliere e fargli fare un'esperienza, una conoscenza di un prodotto che non c'è in un'altra stagione. Quindi anche qui vuol dire vendere cultura, vendere storia, vendere un sapere che trasmettiamo, che spesso è il sapere dei nostri nonni o diciamo, siamo abituati più adesso alla pillolina, ma una buona tisana, un buon prodotto. Ecco, questo sarebbe da mettere nei pacchetti che vogliamo completare, anche questo aspetto direi un po' salutistico. Perché è di tendenza. Oggi quando parliamo di benessere, di parlare di star bene, c'è più gente che si ferma a leggere quell'articolo che leggere un articolo di un altro argomento. Lasciamo fare la foto, ma dopo ve le passo questo materiale così l'avete a casa e potete dargli un'occhiata. E naturalmente vedete in primavera ci sono gli stridoli, ci sono poi gli appunti, il tarassaco, insomma un po' l'estate con la ginestra, i fiori che sono in estate, l'erba cipollina, insomma questo è un po' per fare un percorso di tutte le stagioni. L'iperico, ieri avete parlato dell'iperico,
Iperico e poi con l'Iperico sapete che si fa l'olio di San Giovanni, noi lo chiamiamo, che è questo olio, perché questo diciamo fiorellino giallo in mezzo a quel pistillo rosso, che voi quando mettete questo fiorellino dentro all'olio, nel giro di un 20 giorni lasciato al sole, diventa un olio rosso, rosso, un bel rosso proprio. E la tradizione, la storia, la cultura dice che dovrebbe essere l'olio di San Giovanni, perché si fa l'Iperico in quel periodo lì, in periodo fine giugno, insomma. E per San Giovanni fate qualcosa voi, il 24 di giugno? Bravo. Pensate che ha detto le noci. San Giovanni, c'è una storia bellissima, noi facciamo il nocino. Sapete che il nocino è uno dei liquori più antichi che abbiamo? Eh? I romani facevano questo macerato con le noci. Nel Medioevo troviamo questo elisir di noci, è sempre il nocino. È un liquore tipico nostro, perché lo troviamo dalla Sicilia fino alle Alpi, le noci nel nostro territorio. Bene, il nocino lo si fa la notte di San Giovanni. E la notte di San Giovanni è la notte delle streghe, una notte misteriosa. La ricetta vuole che siano 33 noci per litro. La noce deve essere bagnata con la rugiada di San Giovanni. La noce va tagliata a croce. E quindi c'è un rito quasi per fare il nocino. Vi voglio raccontare perché un po' di tempo fa avevamo un gruppo di notai su in fattoria a fare una festa alla sera di San Giovanni, e quella notte è di buon augurio camminare scalzi sull'erba, porta bene, la rugiada di San Giovanni rende fertili, e quindi le donne nel Medioevo camminavano scalze perché voleva dire fare più figli. Adesso vi mettete gli stivali voi donne, perché i figli non si fanno più, ma una volta fare 7-8 figli voleva dire braccia da lavoro, voleva dire prosperità, la famiglia. Adesso non si fanno più, ma quella notte c'era la segretaria vicino a me, mi ricordo che mi disse: Fausto, se non fossi qui non ci avrei mai creduto che il mio notaio togliersi le scarpe, i calzettini e fare la camminata sull'erba. Se andiamo da un notaio a dire vieni a camminare scalzo da noi, lui dice ma tu sei suonato, cioè il notaio che guadagna poco guadagna 7, 800, 1 milione di euro all'anno, è una categoria che sta bene, insomma, guadagna bene. Se invece lo preparate, lo organizzate, lo fanno tutti, si divertono, per un mese negli uffici dei notai non si parlava altro di quella nottata, la camminata scalza, tagliare le noci a croce, metterle nel maceratore. Poi gli abbiamo fatto assaggiare il nocino, che è quello dell'anno precedente, perché quello deve macerare, non è pronto da bere. Però, quando sono andati via, secondo voi, chi è che non ha comprato una bottiglia di nocino? Per dire l'intera scatola anche del nocino. Bene, allora pensate, noi abbiamo la nostra bottiglia col nostro packaging, la nostra storia, il nostro marchio nella credenzina del notaio. In comunicazione e marketing, quanto vale quella bottiglia? Moltissimo, perché il notaio può essere considerato un influencer. Bravo. Il notaio, quando gli arriva un'amica, prende la bottiglia, tira fuori la bottiglia, gli offre un bicchierino di nocino. Lo sai che lo devi fare la notte di San Giovanni? Bisogna camminare a scalzi, la noce va tagliata a croce, deve essere bagnato con la rugiada. Gli racconta tutto, ed è comune a noi tutti quanti andare in vacanza, fare una cosa e raccontare agli amici, giusto? Bene, analisi finale. Secondo voi ragazzi, allora, cosa abbiamo venduto? Un contenitore di vetro con un prodotto digestivo dentro? No, abbiamo venduto una storia, un'emozione. Ecco che noi dobbiamo fare questo, non dobbiamo più riempire le pance, dobbiamo riempire le teste, e nel nostro pacchetto che oggi dobbiamo completare, dobbiamo trasformare la nostra passione, la nostra emozione anche sulle parole, perché raccontarla bene l'avventura che vogliamo far fare al nostro ospite lo coinvolgiamo solo nella lettura. Poi se gli mettiamo anche due foto vicino diventa ancora più accattivante, insomma, cercare un po' su queste cose qui di riuscire a portare avanti. L'Iperico,
Sapete che è anche l'olio delle crociate, perché la foglia dell'iperico è tutta forata, e quindi questo si usava un po' per tutti i mali. Quindi sono quelle cose che alla fine, se parliamo con una persona anziana, ci racconta qualcosa che magari è esattamente quello che faceva mia nonna, quello che faceva il nonno nel Mantovano, su a Trieste o a Bolzano. L'autunno, ragazzi, anche lì c'è un patrimonio da mettere. Adesso noi, avendo lì vicino il Parco delle Foreste Cresentinesi, quando è bello andare a ascoltare il bramito dei cervi, che alla notte, se uno è da solo, è anche un po'. Avete mai fatto un percorso al buio? Avete un boschetto? Prima è venuto un signore simpaticissimo, l'ammiraglio. Sì, è venuto qui a trovarci, a salutarci, e ha raccontato un po' della sua vita, del suo bosco, delle cose, persona simpatica. Un bosco buio. Quando c'è la luna ve la cavate, ma quando non c'è la luna, andare nel bosco ad ascoltarlo, tutti per mano dentro al bosco, e poi quando c'è un piccolo rumore, perché nel bosco ho un animale che si muove, un gufo, una civetta che suona, canta proprio lì vicino a voi, quando c'è un rumore, che siamo così al buio, sembra quasi che ci sia un orso che ti sta assalendo, c'è un'emozione straordinaria, e voi sentite che la gente proprio stringe le maniche, è quasi, e noi dobbiamo fargli vivere queste emozioni, sono emozioni vere, per dire quanto gioca l'emozione. Noi facciamo un percorso sull'avvistamento del lupo per le foreste cresentinesi. Il lupo è un animale molto schivo, e vederlo non è facile, perché ci vai 10 volte, sei fortunato una volta lo vedi, ma non è facile. Però andiamo in un'area dove ci sono le impronte, le fatte, e quindi siamo sicuri che lì il lupo c'è, perché ci sono le prede, magari cinghialotti o caprioli, così. Bene, andiamo lì alla mattina presto. Alla sera gli facciamo vedere prima il filmato di come vive il lupo, di come si accoppia, di come nascono i cuccioli, un po' tutta la storia del lupo. E alla mattina, prima dell'alba, andiamo in queste zone, tutti col cannocchialo, e io mi metto lì sempre con loro, perché mi fa piacere se riusciamo a vedere qualcosa. E eravamo tutti lì attenti, ma non c'era niente, ed era proprio non c'era niente, né un capriolo, non c'era niente. A un certo punto uno che era là in fondo dice: "Il lupo, il lupo!" Poi 30 secondi avevano tutti visto il lupo. "Hai visto Fausto com'era bello? Aveva una coda e un mantello." E il lupo non c'era. E allora dire "sì, l'ho visto", mi sentivo talmente ipocrita che non mi andava bene. Dire "no, ragazzi, non c'era", mi dispiaceva deluderli proprio così. Ho detto: "Ma ragazzi, io guardavo da un'altra parte, non sono riuscito a vederlo", e di qua. Ma il lupo lì non c'era, perché ero proprio nella posizione per osservare bene. Tutti quanti a telefonare a casa, a fare il giorno lì che avevano visto il lupo. Dopo un paio d'anni c'è questo uno di questi signori lì con altri amici di Bergamo, ed erano lì, che lui raccontava dell'avvistamento del lupo. E io, passando lì, dopo qualche anno, ho detto: "Ma dai, là, ma il lupo non c'era mica poi quel giorno." Lui, pronto a scommettere 1 euro su 100.000 euro, che là il lupo c'era. Lui il lupo l'ha veramente visto, ma l'ha visto nella sua immaginazione. Il lupo l'aveva visto la sera prima, nel filmato, nelle cose che gli abbiamo fatto vedere. Questo per dirvi, ragazzi, quanto gioca l'emozione, la suggestione, essere in un territorio, in un'ambientazione particolare. Noi non dobbiamo raccontare delle bufole, perché lì il lupo, quel territorio, il lupo vive, insomma, non è che li portiamo a dire "vieni a vedere le balene, poi non ci sono, o gli squali", o ecco. Noi dobbiamo essere certi di quello che diciamo. Però questa emozione
Avete mai un campo di lucciole? Adesso fra un po', quando arriva, fra un mese e mezzo circa, le lucciole, ma quante sono belle? Non si vedono più? No, se c'è delle aree biologiche si vedono. No? Beh, però siete una regione. Però adesso. Che avete anche voi come regione, siete una regione importante sul biologico, state facendo dei passi straordinari, quindi su questo è chiaro che se andiamo vicino a un'area industriale si fa fatica a vederli, ma o anche nelle città, però in campagna. Ah, ma vanno bene, per esempio un campo di grano, però se c'è un campo di grano bio, che non ha trattamenti, quello l'imbrunire quando comincia a far buio si dovrebbero vedere bene. Però anche quelli, noi che delle lucciole lì ce ne sono tante, ma è proprio un presepe pieno, pieno, pieno di lucciole, e allora facciamo chiudere gli occhi. Li accompagniamo nella staccionata, tutti a mettere le mani nella staccionata, poi contiamo, spegnendo tutte le luci, contiamo fino a 3, tanto per dire 1, 2, 3, poi aprono. C'è un boato, tutti emozionati solo per vedere le lucciole. Le lucciole non sono mica di proprietà nostra, le lucciole non ci costano mica. Quindi noi dobbiamo sfruttare quello che il territorio ci dà. E l'idea, anche due. Ben capito, questa esperienza, no? Questi, vabbè, che ieri abbiamo chiamato anche pacchetti, nel senso che sono comunque esperienze organizzate, devono essere la motivazione per cui una persona deve venire da noi o è una cosa che gli proponiamo dopo che già è venuto? Cioè, ecco, io questo non ho ben capito questa cosa. No, noi deve essere brava, anzi è importante. Deve essere la motivazione che deve far scattare. Noi oggi dobbiamo imparare a vendere il nostro territorio. Adesso vendere è brutto dire perché sembra che siamo dei venditori, ma dobbiamo far innamorare qualcuno che venga da noi per un motivo. È lì che ci giochiamo la nostra sfida futura. Il consumatore, che sia un romano, un bolognese o un newyorkese, quando decide, decide su delle sensazioni, lui deve captare dalle parole che tu hai messo nel pacchetto e dall'emozione che traspira dalle tue parole, lo devi convincere a accettare di fare click, vengo da te, più che andare da lei, più che andare da un altro. Però volevo capire, cioè, ci sono delle emozioni che non sono esclusive di un territorio, no? Alcune di quelle che stiamo proponendo. Perché magari, almeno nella nostra zona, è il mare più che altro che attira. Allora mi chiedo, bisogna partire comunque dal mare per poi proporre altre cose? O comunque va bene anche una cosa non esclusiva che sappia emozionare più di altre, proposte sempre su quel tema? Ecco, io non ho capito questo, cioè No, non ho, ma volevo capire queste sì. cose. Se comunque è possibile anche per un territorio che non ha quella peculiarità, però propone anche quello, cioè se nell'immaginario può scattare il discorso di no, vengo lì piuttosto che andare da un'altra parte. Adesso voi che avete lavorato sull'estate, il tuo gruppo, Infatti noi avevamo questo discorso, no? Cioè io, soprattutto io insistevo sul discorso mare, però il mare, cioè quando effettivamente parli di mare non ha cioè parli di mare, parli dell'area pugliese, insomma è accattivante, però discorso anche iperico, no? Può sostituire il discorso, cioè può emozionare più magari del mare? Sì, cioè può essere anche un'idea, non lo so. Fuori stagione naturalmente il mare non ha appeal, ma Assolutamente. d'estate tu puoi anche dire vieni da noi al mare, ma ti diamo anche questo, insomma, integrare, cioè non sono due prodotti che si fanno concorrenza, ma si vanno a integrare. È come dire il menù piatto di pasta 10 euro.
piatta di pasta con i sapori di campo, con. Alla fine quei 10 euro ti sembra che siano meno, sono sempre 10 euro. Però se io non sono limitato proprio a dire come fosse a un ipermercato, il prezzo, noi non siamo da dire compri due, paghi uno, eh? Noi siamo per vendere queste cose qui. Quindi per il vostro caso dell'estate il mare ha sempre un richiamo forte naturalmente. Però, adesso qui c'è un mare che sopporta qualsiasi offerta, insomma, nel senso che il mare è buono, ecco. E poi avete, voi dovreste anche quasi dare la possibilità, quanta gente va giù nel Salento? E perché non abbiamo la forza di dire fermati anche una giornata a Brindisi? Già riuscire a far capire che c'è anche Brindisi, perché io guardavo anche ieri sera facendo un po', mi sembra che ci sia quasi un ponte, cioè uno arriva nelle Puglie e poi tuom, arriva giù nel Salento. Sì, sì. Allora, Brindisi non si sta, sì, sì, sì. Arrivavo a Brindisi, saltavo direttamente. Sì, 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 perché moltissime cose di Brindisi non si stanno. Perché il Salento adesso fa anche tendenza, perché il Salento si è venduto bene, si è organizzato bene, ci sono tanti. Sì, 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 anche se un'offerta proprio organizzata, se tu vai nel Salento ci sono tante offerte, ma a volte insomma anche concorrenza, non esiste proprio un brand territorio organizzato, ma tutti parlare Salento, 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 allora se siamo in due, ma se siamo in 100 dire Salento, Salento, sai che l'eco è sempre più grande. No, io credo che noi dobbiamo mettere in evidenza tutto quello che abbiamo e le peculiarità che abbiamo, cioè il mare, non lo possiamo trascurare, però nel mare io integrerei anche quell'aspetto che avete preparato, il pacchetto anche della bici la mattina o la sera o fare quelle cose lì. Adesso che fanno anche un po' tendenza. Vi faccio vedere un po' questa cosa qui, che così. Questo era un po' quello che volevo dirvi, che su queste cose, vedete, nella parte autunnale, l'inverno, insomma, ci sono tante cose che sono belle da organizzare, da fare. Comunque la Città di un Giorno è rivolta anche a chi magari conosce già il territorio e che va al mare normalmente tutta l'estate, però magari il weekend strano, la gita particolare di un giorno. Sì, 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 sì. Secondo lei quanto... Abbiamo bisogno del microfono da... Secondo lei quanto... Secondo lei, secondo tu, perché sennò io, già che sono qua in alto, okay. Sono il più vecchio, ci diamo del tu. Okay. Da persona che vive fuori dalla Puglia, sì. Come io ho vissuto per 12 anni fuori, La fierezza dei salentini fuori dalla Puglia, che è un salentino che sta fuori dalla Puglia, parla solo di Salento. Sì, sì. Questo, secondo te, quanto ha influito sul resto d'Italia, visto che in giro per l'Italia ce ne sono forse più che in Salento di salentini? Sì, sì, sì. Questo ha influito tanto. Io sono un po' di parte, perché sono romagnolo. Emilia, Romagna. Io quando vado in regione faccio E punto e Romagna per esteso. Voi siete l'Alto Salento, voi siete salentini, perché Brindisi fa parte del Salento, insomma, non è che siete foggiani. E l'avete, mi verrebbe da dire, un po' nel DNA questa cosa qui. E quindi è vero che se tu parli con uno anche di Bari o di Foggia, dice sono di Foggia. Parli con uno di Lecce, dice sono un salentino. Non è poca questa differenza, è come da noi in Romagna. Io non ti dirò mai sono un forlivese o sono un ravenato, sono un romagnolo. Perché è un po' nel nostro DNA, ma l'avete anche voi qui a Brindisi, perché quando parlo voi siete l'Alto Salento, quindi siete la porta del Salento, perché il Salento parte, è qui che parte il Salento, poi si scende. Quindi su questa identità noi dobbiamo naturalmente, senza dividere la regione, ma insomma
dire che sono sicuro che se ci mettiamo qui fra un brindisino e un foggiano c'è della differenza. Differenza a volte anche nell'alimentazione, a volte nella cultura, nel modo di fare, c'è qualcosa che cambia e quindi dobbiamo rafforzare se c'è un qualcosa. Io vivo nelle colline forlivesi e noi quando nei materiali che mandiamo in giro io parlo sempre dell'Appennino tosco-romagnolo, perché la Toscana, questa cappa della Toscana suona bene in giro per il mondo e allora la spendo. E anche qui, se questa parola Salento funziona bene, cioè saremmo anche poi di patacca noi non sfruttarla, eh? Cioè noi diciamo che siamo la porta del Salento, arrivi da noi che entri nel Salento, insomma, poi Otranto o Gallipoli o Santa Maria di Leuco, insomma, sei proprio all'estremo. Però qui c'è già, respiri quest'aria qui. E questo sicuramente, per rispondere a te, ha una sua forza, perché se non siamo noi a trasmettere questo sapere, ci sono dei territori, senza togliere niente agli amici, come dire, più verso il nord, però ci sono dei territori che vanno più nella criticità, vanno più nei problemi. Qui c'è questo problema, qui c'è questo problema, invece di dire qui abbiamo questo, cioè mettere in evidenza più le cose belle delle cose brutte, insomma, cercare anche di questo bicchiere mezzo pieno, dobbiamo in qualche maniera metterlo fuori e venderlo. Conoscete la barzellettina dei due rappresentanti che vendono scarpe? Due rappresentanti vendono scarpe, partono in aereo, vanno in un paese. Come arrivano? Uno, dopo a due ore, chiama l'azienda e dice: rifatemi il biglietto che rientro a casa, perché è inutile che io rimanga qua in questo posto che sono tutti scalzi, camminano scalzi, cosa stiamo a perdere tempo? Ritorno a casa. L'altro telefona in azienda e dice: mettetevi in produzione, sono tutti scalzi, venderemo una marea di scarpe. Il rovescio di medaglia è proprio da vedere questo. E noi ieri abbiamo parlato un po', abbiamo detto anche dell'individualità che c'è qui nel territorio, che l'avete detto voi. E allora mi verrebbe da dire, bene, fra virgolette, bene, saremo noi il primo gruppo che cambia. Saremo noi il primo gruppo che fa un progetto di sistema. C'è un'esigenza in questo territorio di creare sistema? C'è un'esigenza di creare un prodotto organizzato? Sì, ecco, allora chi lo fa? Lo facciamo noi. Cioè, invece di dire che è un problema, noi saremo gli attori che organizzeranno un primo prodotto di sistema territorio. Un'idea proprio di governance territoriale. Poi voglio vedere il politico di turno, l'assessore di turno che dice di no, perché se tu vai, lo dico brutalmente, tu vai dall'assessore e gli vai a parlare, l'assessore dice: quanti siete in famiglia? Due, tre, tre voti. Dico brutalmente così, ma insomma, lui ha bisogno anche di consensi. Noi dobbiamo vendere turismo, lui deve vendere anche un po' la sua parte politica, il suo consenso. Se invece di andare tu dall'assessore, ci andiamo tutti, l'assessore da sedere vede una platea ed è una platea intersettoriale, perché la bellezza di ieri sera, quando avete detto chi rappresentate, i settori, ho detto porca miseria, qui c'è tutto, c'è uno spaccato del territorio, perché se fossimo solo, che ne so, albergatori o solo agricoltori sarebbe debole il progetto, invece il fatto che siamo... rappresentiamo veramente la collettività, straordinario. Quindi andiamo a dire con l'assessore, con la politica, che non è più un interesse mio personale, perché sapete l'assessore potrebbe essere anche denunciato, un interesse di partito, sei un parente dell'assessore, queste cose qui sapete che sono facili, perché poi c'è anche c'è chi comanda e c'è anche l'opposizione. L'opposizione non vede l'ora di poter sparare su chi comanda o viceversa, insomma, ecco. Ecco, allora noi dobbiamo dire: siamo un gruppo che cominciamo a organizzare il sistema territoriale. Chi è che ci deve dire di no? Chi ha la forza di dirlo?
perché noi rappresentiamo non un'azienda, ma rappresentiamo un sistema territoriale. E su queste cose qui, l'abbiamo detto ieri, bisogna che ci lavoriamo un po'. Vi faccio vedere queste schede per dire un po' l'obiettivo finale. Questo è un progettino fatto nel Veneto orientale. Siamo ancora a metà lavoro, stiamo lavorando. Ah, pensate una cosa simpatica. Questo è un GAL del Veneto e abbiamo organizzato, pensate qui anche che bello, la strada dei vini aveva un progettino da 30-40 mila, l'associazione albergatori aveva un progetto da 50 mila. Bene, questa gente ha rinunciato al progetto e ha portato praticamente, ha detto io rinuncio a questo finanziamento, rinuncio a questo finanziamento, li abbiamo messi tutti assieme, da questi micro progetti abbiamo fatto un progetto unico da 600 mila. Vuol dire che ognuno di loro spende 600.000, 16 comuni, dove ce ne sono? 3 della Lega, 4 da Forza Italia, 5 del PD, c'è un vespaio politico enorme, ma l'intelligenza di lasciare fuori la giacca del partito ed essere dentro come cittadini del territorio, straordinario. Abbiamo avuto la fortuna che lì il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Cotognotto, che è una persona dinamica che si è speso molto su questa idea qui, il GAL di quel territorio ci ha creduto, abbiamo fatto un progetto unico dove ognuno vende il territorio con una filiera territoriale. Guardate, questo è il cicloturismo, con tutti i percorsi del cicloturismo. Un comune fa da capofila per questa idea del cicloturismo. Questo è il turismo fluviale, perché lì hanno molti canali e quindi anche... Bene, il turismo fluviale, e questo è un altro comune, Jesolo, che fa un po' da capofila per queste cose qui. Perché? Perché altrimenti voleva dire creare una struttura esterna che costerebbe, invece così ogni comune si è preso in carico qualcosa. Questo è il turismo ambientale, tutto quello che fa Caorle, si è preso in mano tutti i casoni da pesca, qui addirittura dove anche Hemingway scrisse, poi a parte che Hemingway ha scritto da tutte le parti, quindi tutti lo tirano per la giacca, tutti Hemingway è passato da tutte le parti, e, che rimane tutta la parte ambientale con tutti i percorsi. Questo è il turismo culturale, loro tutto quello che è il patrimonio culturale del territorio, praticamente mappato ma messo a sistema, nel progetto che alla fine, questo è quello enogastronomico, quindi con i sapori, e sulla enogastronomia abbiamo creato questo che vi ho detto ieri, questa sorta del cookie show nei farmer market, quindi quando gli agricoltori vendono i prodotti, le scuole alberghiere sono lì presenti alla manifestazione, che prendono dalle bancarelle degli agricoltori 2 melanzane, 2 carciofi. La gente porta a casa il prodotto, ma porta a casa anche la ricetta che gliela facciamo fare direttamente lì sul posto, ed è straordinario portare a casa un sapere del territorio. Poi questa è l'offerta globale. Un prodotto tira l'altro. Non è che c'è una concorrenza fra il turismo fluviale e quello delle bici. Faccio un pezzo in barca, scarico la bici e vado in bici, mi fermo a mangiare in una di queste opportunità dei collegamenti con le in caso vostro le masserie. Così abbiamo creato 50 eventi anziché la strada dei vini che faceva due cose, l'altro faceva altre due cose, 50 eventi tutti assieme. Quindi vuol dire che comincia a essere un calendario da offrire, e qui vuol dire andare a conquistare del mercato, ragazzi, perché il mercato, se non abbiamo poi il prodotto alle spalle, non è che posso dire vieni qua, poi vedremo cosa fare. Vieni qua per questo, quindi sono in grado in questo caso di accontentare, sapete che la Regione Veneto è la prima regione in Italia come turismo, 72 milioni di presenze, 72 milioni, cioè ragazzi,
hanno Venezia che da sola fa 30 milioni, insomma, eh? Però è sempre, la seconda è l'Emilia-Romagna, ma siamo secondi a 47-48 mila, cioè hanno 20 milioni in più, 22-23 milioni in più di noi, insomma, che siamo già una regione, come dire, importante. Quindi è uno strumento straordinario. Ecco, questo per dire che è il territorio ricco di eventi, tutti gli eventi che si fanno, quindi noi dobbiamo vendere non una singola azienda, ma un territorio. Io devo... Vai. Grazie. Allora, io collaboro con delle aziende che nella fattispecie sono delle case vacanza. Le case vacanza, a differenza degli alberghi, anche dei bed and breakfast, hanno una specificità. E praticamente loro fanno ospitalità per non meno di una settimana, perché fatti i conti a loro non conviene fare un giorno, una giornata, due giornate, cioè comunque due pernottamenti. Mi chiedevo, quindi quando io ho parlato con loro di questi pacchetti, di questi itinerari e di questa rete sul territorio, l'obiezione che mi hanno fatto è stata quella appunto della settimana. Per cui loro mi hanno detto, vabbè, noi non vogliamo essere inseriti in un itinerario, cioè vorremmo noi come azienda fare un discorso a raggiera, no? Cioè tu vieni qua, stai qui una settimana e poi durante questa settimana vai in masseria, ti fai il formaggio, vai nella Lamia e ti fai, nella Lama, scusate, io faccio sempre confusione, ti fai l'escursione, insomma, nelle grotte di Tufo, eccetera, poi insomma... ne fai un'altra e quindi ti fai da noi, presso di noi, tutta la settimana. E, no, mi chiedevo se questa cosa potesse essere, se il fatto di, insomma, di essere legati a questa settimana potesse essere per loro un limite, anche perché recentemente loro hanno comunque conosciuto una flessione, cioè un calo di richieste. Perché evidentemente le persone, soprattutto insomma, gli italiani o comunque quelli più vicini, non dico proprio quelli locali che comunque non pernottano fuori, però quelli più vicini magari non si, cioè durante l'anno, una settimana, non se la fanno più. Brava. Guarda, voglio darti anche questo. In Romagna, negli anni 70, tu arrivavi nel mese da luglio e agosto, trovavi fuori i cartelli esaurito, completo. Cioè la gente metteva fuori il cartello che gli dava fastidio quasi che uno andasse a suonare, cioè perché erano già impegnati, quindi avevano il locale pieno, quindi mettevano il cartello, gli alberghi, il cartello completo, ma anche qui da voi negli anni... questo modo di comportarsi, quello di dire il mio prodotto è questo, è di una settimana, io guadagno solo questo, non, come dire, quasi, fra virgolette, non mi interessa il resto, oggi non è più possibile. Oggi devi avere occhi spalancati, orecchie bene aperte, perché il mercato sta cambiando. Cioè se fino a ieri tu potevi permetterti anche di mettere un cartello, adesso quegli albergatori, sai quanto dicono, era meglio se ricevevamo ugualmente l'ospite, se gli offrivamo anche un caffè, intanto facevamo vedere che noi eravamo presenti, forse l'anno dopo. E oggi io capisco che lui abbia... cioè vuol dire pulire gli appartamenti una volta alla settimana, non avere che se cambi, se fai due, vuol dire avere il personale, avere questo. Però una volta i negozi erano chiusi, il sabato alla sera chiudevano, ormai nelle città i negozi sono aperti, a Bologna ormai sono aperti, molti negozi fanno H24, e allora da dire orca miseria. Se vuoi pagare la bolletta della luce, vuoi pagare le cose, devi organizzarti diversamente. E allora io capisco loro, ma che è un problema economico, ma se vogliono stare nel mercato oggi devono anche cambiare. Il mercato ha esigenze diverse, insomma. Diciamo che per loro questa attività è un'integrazione di reddito, cioè non è che il loro reddito principale. Thank you.
No, dicevo che per la maggior parte di queste persone, ma anche le leggi, voglio dire, sul bed and breakfast piuttosto che sull'agriturismo, sono state fatte a questo scopo, cioè quelle di integrare il reddito, sì, non quelle di rappresentare tutto il reddito. Per cui, essendo questa un'integrazione di reddito e non rappresentando tutto il reddito, invece come può succedere per un'attività prettamente commerciale, come un albergo piuttosto che un ristorante, ovviamente loro questi conti se li devono fare, perché se l'integrazione può essere un'aggiunta, bisogna stare attenti che poi non sia invece un peso per tutto il reddito. No, quindi no, diciamo che ci muoviamo su una specie una sorta di lama di rasoio, e quindi cioè, come si può conciliare l'esigenza del territorio con quella del turista, con quella dell'operatore? Dobbiamo riuscire a farlo. La cosa che verrebbe da dire, che sicuramente hanno ragione loro di fare la loro raggiera, fare la loro margherita, cioè dormo qui e faccio degli anelli dalla giornata, ma la sera faccio stazione anche qui, che per molti turisti è anche più comodo, perché aprono le valigie una volta solo e non devono fare le valigie. Però c'è anche i programmi senza valigie, dove siamo noi che gli portiamo in giro le valigie, Ah, sì, no, tu la mattina quando parti la devi avere già chiusa, lasciarla lì, e quindi anche questo, c'è anche quel turista che dice, ma voilà, tutto sommato metto lì il mio spazzolino, lo lascio lì, sono lì tutta la settimana, e quindi lui deve organizzarsi per creare questi petali, però un'ora di macchina, ragazzi, qui vuol dire che tutte le sere puoi essere a casa, cioè puoi fare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di attività e rientrare tutte le sere. Insomma, avete anche la fortuna di questa bellezza di questo territorio che tutto sommato ve lo permette, insomma. E quindi lì è da organizzare per quel tipo di offerta, per quel tipo di cliente, anche se bisogna tenere un po' l'attenzione anche per altri mercati, insomma, per vedere. Noi quello che dobbiamo cercare non è di portare via un cliente lui o a lei, è quello di portarci a casa un cliente in più. Noi dobbiamo far venire un cliente in più a Brindisi, poi che venga da te o che vada da lei, direi quello è un secondario. Se lo portiamo qui il vantaggio lo abbiamo tutti, perché se non portiamo turisti qui, perché oggigiorno dobbiamo ricordare che il turismo non è la stanza d'albergo, cioè gli albergatori fino a ieri pensavano di essere loro a fare turismo perché offrivano una stanza, cioè la stanza è un servizio, cioè l'albergo è una cosa importante perché mi serve, però io non verrei mai a Brindisi per dormire. Io vengo a Brindisi anche per dormire, perché rimango qua qualche giorno, ma principalmente vengo per altre motivazioni. Quindi ci deve essere questa apertura nuova, che non è più un piatto di pasta, una stanza d'albergo che fa turismo, è un sistema territoriale, è un'opportunità di gestire del tempo. In albergo quante ore ci stai? Fai la colazione, vai a dormire, ma tutto il resto del giorno non è che lo vivi in albergo, E quindi noi è quel tempo lì che deve essere forte, accattivante, e quell'offerta che dobbiamo completare il nostro progetto deve essere decisa, insomma, vedere di come la organizziamo. Però noi abbiamo visto anche un po' con le esperienze dei lavori che queste cose qui funzionano. Cioè vendere un prodotto territoriale, un sistema territorio, cioè quando parliamo del Salento, la gente è chiaro che vede il mare, prima cosa, perché avete un mare che è stupendo, però parliamo del Salento, nel Salento c'è la musica, nel Salento ci sono tante altre cose, ecco, allora anche noi dovremmo creare questa opportunità che questo territorio abbia un po' di calamita attraverso a queste cose che poi vogliamo un po' fare, insomma, Dopo qui naturalmente i social, tutte queste cose qui diventano sempre importanti da organizzare, da fare. Dov'è qua? E,
vedete, quindi in ogni stagione noi potremmo vedere se riusciamo a coinvolgere anche la regione, offrire un prodotto alla regione che possa spendere, perché abbiamo bisogno di trovare anche, fra virgolette, un po' di risorse per fare queste cose qui, eh? Quindi vedere con o Camere di Commercio, vedere con i GAL se avete una proposta da presentare, da fare, perché riconoscete bene i GAL voi? Non tanto. Invece i GAL, ragazzi, bisogna conoscerli bene. GAL sono uno strumento straordinario. GAL, proprio Genova, Ancona, Livorno, GAL. L'Unione Europea ha avuto questa intuizione straordinaria. Pensate, ha detto il territorio si deve organizzare attraverso strumenti di sviluppo. Noi fino a ieri, ma ancora oggi, che ne so, c'è un finanziamento che viene calato dall'alto per fare questa cosa qui. Io invece avrei bisogno di cellulari. Ma c'è il finanziamento per fare questo? Facciamo queste cose qui che non ci servono, ma solo perché c'è il finanziamento, e ci indebitiamo, creiamo dei disastri. Ora l'Unione Europea, sapendo questo, dice: bene, organizziamo diversamente l'approccio bottom-up, come è questo incontro, da dire il territorio attraverso questo strumento pubblico-privato, però maggioranza privata, però è di interesse pubblico perché spende denaro pubblico, quindi è parificato a un ente pubblico, ma è privato, la maggioranza, il 51% deve essere privato, perché vuole l'Unione Europea che sia snello su questa operatività. Dice: questo strumento mi organizza, dopo aver ascoltato il territorio, un progetto d'area. Quindi va all'Unione Europea a dire: io ho bisogno di cellulari, perché mi manca questo, non questa roba qui che non mi serve. E allora pensate quanto è bella, quanto è rivoluzionaria questa cosa, che noi cittadini cominciamo a dire all'Unione Europea quello che ci serve, invece che sia sempre in mano a quelle 20 banche che ci comandano dalla mattina alla sera. Cominciamo a essere noi un po' i protagonisti, cominciamo a essere noi veramente i cittadini che possono dire queste cose qui. E il GAL, con la chiusura delle province, sarà uno strumento ancora più importante, perché è uno strumento di governance. Dentro ci sono i comuni, non è uno strumento politico, perché non è che viene eletto dalla politica, ma viene eletto da un consenso. In mezzo c'è sempre la politica, non pensiamo di eliminarla, insomma, però ci sono le associazioni di categorie, c'è sempre un po' di gente. Però ci siamo anche noi, perché soci del GAL puoi essere anche te, con 50 euro, 100 euro, non è che dobbiamo fare degli investimenti, ma voglio essere anch'io lì da poter alzare la mano, poter dire ci sono, non ci sono, condivido, non condivido. Ma loro, la cosa più importante, e voi avete dei GAL adesso in questo territorio, no, ma ci sono dei GAL in giro che non riescono a spendere i soldi, fra virgolette, anche questo è un dramma, E quindi anche su queste cose qui i GAL stanno facendo un'operazione straordinaria adesso, che è la pianificazione, la programmazione 2014-2020. Quanto sarebbe importante ora cominciare a avere i GAL qui a fare una chiacchierata con noi. Cosa stai pianificando te per i prossimi 2014-2020? Cioè, ragazzi, c'è il mondo intero, C'è tutto il nostro progetto futuro, e ricordatevi che sono un po' le ultime trans che portiamo a casa, Dal 2020 cambia un po' tutto, Anche Regione Puglia non ha poi quell'attenzione sempre dell'obiettivo 1, perché ci sono gli altri paesi che stanno, la Croazia che è entrata, i paesi, la Polonia, l'Ungheria, la Bulgaria, la Romania, insomma, sono tutti quei paesi che diventano quelli nuovi obiettivo 1. L'Unione Europea dice: ti ho dato da bere fino adesso, hai bevuto? Bene, non hai bevuto? Vuol dire che non avevi sete, e ora non ti do più niente. Quindi noi non possiamo permetterci questo lusso, perché abbiamo bisogno invece ancora da sviluppare, abbiamo bisogno ancora di bere. Ma l'Unione Europea non accetta più un progetto singolo, vuole progetti d'area, e voi siete un progetto d'area.
20 persone che si organizzano per cominciare a pensare al territorio, addirittura dividendo anche, non per un evento, per dire voglio fare una manifestazione da 100.000 persone, vogliamo fare un prodotto territoriale che abbia una continuità, intanto dalla primavera fino all'autunno. Vuol dire che questo territorio io creo degli strumenti che lo fanno vivere almeno 3 stagioni. Beh, è poco importante, è rivoluzionario. È rivoluzionario il fatto che voi vogliate fare una nuova governance, una nuova economia locale con quello che c'è. Perché nessuno di voi ieri ha detto, ah, voi dobbiamo costruire un palazzo. Siete andati nel territorio a dire, bene, faccio questa cosa perché là c'è quella cosa lì, vado in quel parco perché là c'è questo, vado a cioè, con quello che c'è. Ma è lì che dobbiamo partire. Perché noi spesso chiudiamo gli occhi e dirà, ah, qui manca la strada, qui manca questo, ah, lì non c'è un edificio, ma abbiamo tante altre cose. Quindi noi con quello che c'è dobbiamo cominciare a costruire il nostro progetto. Poi piano piano vedremo anche di fare alcuni, vi ho detto ieri, i programmi che c'erano a marzo, che c'era sul sottoprogramma cultura per le reti a livello europeo. Cioè, sono finanziamenti, e finanziamenti importanti, all'80%. Cioè, se non spendiamo i soldi all'80%, è giusto che l'Unione Europea non ce li dia più, all'80% bisogna che li spendiamo, insomma, dobbiamo trovare la soluzione. Ma se io devo spendere anche all'80% per fare una cosa che non mi interessa, solo perché ci sono i soldi, quel 20% vado a indebitarmi lo stesso, Se invece faccio una cosa che serve, noi abbiamo ideato 2 o 3 percorsi, se riusciamo in quel percorso che abbiamo visto che può essere valido, avere anche un finanziamento, porca miseria, faccio bingo. Vuol dire che mi porto a casa esattamente quello che mi serve per dare le gambe al mio progetto. Quindi noi dobbiamo progettare il territorio. Non è la giornata, ma sarebbe da... dovreste fare anche un incontro, anche se non è in questa sala, trovatevi fra di voi e cominciare a vedere tutta la nuova pianificazione, ragazzi. Mi verrebbe da chiedervi, quante volte andate voi nei consigli comunali? Te che sei una... Però vi dobbiamo andare. Non possiamo delegare alla politica che decida sempre per noi. Noi dobbiamo andare nei nostri consigli comunali, cominciare a alzare la mano. Sono d'accordo? Non sono d'accordo. Non vale niente, il tuo non hai un voto, non vale niente. Ma intanto comincio a dirlo. Intanto non sono da solo, ci agganciamo, cominciamo a essere in 2, in 3, in 4. Noi non possiamo accettare passivamente che ci sia sempre qualcuno che decida per noi. Collettivi di cittadini con degli interessi in comune o anche degli interessi diversi volti allo stesso obiettivo e poi una volta consolidato anche la capacità di fare, innanzitutto la comunione di intenti e poi la capacità di fare, presentarsi poi non tanto al comune quanto al GAL, perché il GAL significa proprio gruppo di azione locale, e allora in quel modo si può, come dice lei, bypassare il comune, che peraltro non ti dirà mai di no, perché loro non dicono mai di no. Cioè, loro ti dicono sì, però poi fanno esattamente quello che vogliono. Per cui, è vero questo, però cioè noi non dobbiamo diventare un gruppo per diventare poi un altro partito. Noi dobbiamo essere un gruppo di cittadini che condividono la scelta. Voglio farvi vedere questa cosa qui. Vi ricordate ieri quando vi ho detto della mia incontro con la mia comunità locale? Sì, la comunità montana. La mia comunità montana, guardate. Questa è l'NHK, è la televisione di Stato giapponese. È il network più grande al mondo, perché è anche la proprietaria della CNN. Quindi è il più grande network. È venuto questo gruppo in Europa
e ha preso tutti delle che esistono in giro per l'Europa, e in Italia è venuto da noi e ha fatto un po' tipo Grande Fratello, ha fatto una settimana con noi per vedere chi siamo, come lavoriamo, le cose che facciamo. 12-13 anni fa sono venuti a fare questo programma. E c'è proprio qua in mezzo l'intervista di questo caro amico. Adesso è in giapponese, ma dopo l'intervista poi è in italiano, perché in giapponese non è facile. Figlie piccole. Inizialmente vado un po' avanti, che volevo farvi vedere. Il mulino che macina acqua, penso un po' che bello. Ciao Franco, andiamo qua con quel bel gruppo di bimbi. Poi l'abbiamo impastato e messo al forno. Educativo diventa importante per loro senso. È qui. Romagna mia, da noi non può mancare, cioè voi avete la vostra Taranta e la vostra Pizzica Pizzi, noi abbiamo la nostra Romagna mia. Questo signore qui è il presidente della comunità montana, che adesso gli chiede questo, adesso gli fa una domanda, perché gli chiede: lei che come ha conosciuto Fagioli, com'è stato il primo incontro? E adesso glielo chiede. Questo è il nostro inno nazionale. Romagna, Romagna mia, lontana da te, non si può stare. Ecco, adesso gli chiedi, dice, ma lei l'incontro che ha avuto con Fagioli, come l'ha avuto, per dire la politica? Il mio primo incontro con Fausto è avvenuto in un incontro organizzato dalla Comunità Montana Forlivese, un pubblico di agricoltori, e già eravamo lì che parlavamo di alcuni elementi di novità che, non conoscendo ancora il personaggio, però già all'inizio di questa riunione se ne parlava. Dice, ma c'è qui un pazzo, dicevamo, che vuole impiantare un agriturismo in questo territorio, pensa di fare in modo che anche il turismo possa diventare un'attività compatibile con l'attività agricola. Dicevamo, ma chi sarà questo pazzo, questo matto che vuol mettere in piedi un'attività di questo genere in una vallata povera come questa, che ha tanti problemi? E si alzò e sentì una voce e dice, ma quel matto sono io. Ed era Fausto, dice, io voglio mettere insieme questa gente all'interno dei territori. Il resto lo conosciamo, è storia recente, è diventato un grande imprenditore, ha promosso grandi iniziative nel nostro territorio, a lui dobbiamo molto, perché questo sviluppo nel settore dell'agriturismo in gran parte è merito suo. Adesso dice così, ma io ero il pazzo, ero 12-13 anni fa, questo incontro con la fattoria, l'incontro che abbiamo avuto con la mia comunità montana è stata nell'87-88, che ero il pazzo. Questa intervista invece è di 10-12 anni fa, che c'era questo gruppo di operatori lì. E allora, sapendo che l'impatto che ho avuto nella mia comunità montana, la mia comunità locale, era così stato un po' di scontro, allora il giornalista ha voluto intervistare il presidente per poterlo raccontare. Cioè, questo per dirvi che non dobbiamo pensare che tutti siano d'accordo con noi, non è così. E noi non siamo né una parrocchia e nemmeno un partito, che abbiamo bisogno di avere, come dire, i consensi di tutti. Noi abbiamo bisogno di dire chi ci sta, chi ha voglia di fare. Guardate che fare stare assieme le persone non è né un giuramento né una firma, l'abbiamo detto ieri, un giuramento, vita naturale durante, si sposa e il giorno dopo si separa. Una firma va dall'avvocato, la fa annullare, quindi non è né un giuramento né una firma, sono le opportunità. Io sto bene con lui, lavoro con lui, perché? Perché collaboriamo. Se lui invece fa il furbo che vuole guadagnare solo lui, lo aiuto una volta, ma la seconda volta dico, cioè, arrangiati. Cioè. Se lui invece intelligentemente lascia anche un 10% a me,
Porca miseria, da 0 a 10 è un 10%, perché non lo devo aiutare se lui lascia qualcosa a me? Quindi in questa logica deve essere proprio quello che io devo anche rinunciare a qualcosa per essere ancora più forte. Quando ieri abbiamo parlato delle fattorie, delle masserie, le donne, che noi portavamo anche i pullman nelle altre masserie, pensate in quel periodo quanto era importante per me un bus in più a casa mia, che quando arrivava la rata del mutuo, dei sospiri perché non avevo mai i soldi per pagarla. Però sapevo che se rinunciavo a un bus, domani mattina ne avrei avuto un vantaggio superiore. Quindi rinunciavo a dei pullman che li mandavo nelle altre fattorie, perché alla fine mi portavo a casa un sistema territoriale. Volevo dire che la mia forza non era più di Fausto Fagioli, ma era del sistema, del collettivo. Questa è la parte più importante. Noi siamo ricorsi al TAR per il pane, perché volevano che avessimo la licenza da panificatore. Ma non ha vinto Fausto Fagioli, ha vinto l'agriturismo, perché questa è una sentenza, è un ricorso al TAR vinto e l'agriturismo può fare il pane. Il sistema, quando ieri ho detto, però avete portato del materiale voi oggi? Ieri abbiamo detto, se quando andate a casa, dico, se avete qualcosa, se avete un libro, un giornale, un qualcosa, che portate qualcosa che ne parliamo. È perché io capisco, voi siete talmente impegnati, ragazzi, arrivate a sera che avete 10 cose da fare, ne fate solo 8, ve ne rimangono 2 del giorno prima e siete sempre di corsa. Però ogni tanto dobbiamo cominciare a investire su queste cose qui, perché è un nuovo metodo di lavoro. Io non devo lavorare da solo, perché da solo non faccio niente, non valgo niente da solo. Devo cominciare a dire, in questo progetto non sono da solo, siamo 20 persone, questa è la mia forza. Quindi quello che dice lei, quello che dice lui, la sua capacità di elaborare, quindi dobbiamo sentirci un po' gruppo, team, squadra, e su questo dobbiamo un po' lavorare, perché il progetto futuro è questo. Quindi se anche qualcuno non è d'accordo con noi, se anche quando andiamo in comune e alziamo la nostra mano c'è qualcuno che anche ride sotto i baffi o ci insomma sberleffa un po', non ce ne frega niente. Un domani diremo che il cretino è lui, ma in quel momento non lo possiamo nemmeno dire, perché rischiamo anche una denuncia, ma noi andiamo avanti per la nostra strada. L'importante è che di non sentirsi da soli, perché da soli, ragazzi, diventa pesante, cioè è un carico che per un giorno, due giorni, un anno, ma dopo il carico diventa pesante, rischi di curvarti fino a cadere. Se invece c'è lui che mi aiuta, tu qualche giorno quel peso lo porti tu, lo posi tu, uè, diventa forza. Ecco che allora la nostra rete, il nostro progetto di rete, grazie a questi incontri deve diventare un'opportunità di lavoro. E allora, ragazzi, per ritornare a noi, perché dovremmo ritornare un po' a fare il nostro obiettivo finale, allora abbiamo detto, sulle stagioni, noi abbiamo bisogno di ricomporre, dopo la pausa caffè, ricomporre per cominciare a metterci anche un po' di costi, per dire, è fattibile. Ieri ci siamo lasciati andare un po' alla fantasia, ma adesso dobbiamo dire, è un prodotto che è vendibile? Sapete che come Google, che ha bisogno delle parole chiave per cercarvi, e qui è uguale, se per l'estate nella mia parola chiave ogni tanto ho bisogno di metterci l'acqua, il mare, gli metto un passaggio del mare, perché quando io leggo o sto cercando un pacchetto, devo trovare anche quello che mi può piacere. Qui noi mettiamo anche il mare, ma mettiamo anche tutti i percorsi, le cose che abbiamo raccontato, insomma. C'è questa idea che a me piacerebbe, se riusciamo, ma è lì nel cantiere da tanto tempo. Avete presente la statale Adriatica? La Route 66, come in America, che c'è la gente che va in giro per questa strada, che non c'è niente, insomma, vai,
centinaia di chilometri, che insomma, però ha un fascino. Pensate qui adesso, avendo fatto anche le autostrade, io penso anche al mio territorio, oltre al vostro, penso giù nelle Marche, che ci sono ancora tutti questi paesini, che l'Adriatica passa proprio in mezzo, che c'è ancora la bottega, c'è ancora il negozietto, potete, se no ci incanaliamo in questa autostrada, che voi siate in un IP, in autogrill a Bologna o un autogrill qui, che cosa cambia? Sono tutti uguali, il prodotto è uguale da tutte le parti. Invece su questa statale adriatica, che ha una storia, che ha, noi potremmo proprio fargli fare un percorso che, di questi mille chilometri, che può diventare un grande progetto attrattivo per i nostri futuri ospiti. Quindi qualcosa ci dobbiamo inventare su queste cose qui. Io direi che il pacchetto turistico lo intendiamo come viaggio, insomma, come, e dovremmo anche cominciare adesso, oggi, a metterci dentro, se ce la facciamo, oppure se non abbiamo i costi, ma dovremmo farlo, metterci dentro anche il trasporto, come dire, l'alloggio, quanto mi costi, i servizi, perché alla fine devo tirar fuori i costi. E oggi dobbiamo cominciare a metterli dentro queste cose qui. La fase della ricerca delle idee, ma l'avete già un po' sviluppato, le nuove idee, insomma, le cose che abbiamo, la fase delle selezioni, insomma, cercare di scartare il progetto che non è cantierabile, quello che è vendibile, un po' su queste cose qui, la verifica, poi sarebbe anche da provare, da sperimentare, non so se all'interno dei percorsi che avete, ma come ho visto che avete fatto anche un giro qui nella città, potrebbe essere che un itinerario lo andiamo anche a sperimentare, che sarebbe ancora più forte, insomma, di dire, oh, sta lì, cioè, quello là, porca miseria, un cretino, lascia sempre la spazzatura là, cioè, se noi abbiamo dei turisti la portiamo via noi la spazzatura, cioè, non è che possiamo dire col turista chiudi gli occhi, cioè dobbiamo anche cioè abbellire un po', perché sennò diventa un problema e via. E su questo qui dovremmo creare questa cultura nel territorio, perché tener pulito vuol dire che vince per tutti. E allora questo progetto lo potremmo presentare anche alle scuole, da dire amiamo il nostro territorio, e se non partiamo da questi bimbi che saranno i futuri consumatori, si rischia. Allora, il bambino che viene educato, vi ricordate sul fumo, quanto hanno fatto i bambini? Il bambino a casa cominciava a dire col papà, no, non si deve fumare in casa, non si deve fumare. Il papà, prima di accendere la sigaretta, guardava se c'era il bimbo. Se c'era il bimbo, andava fuori a fumare, non si faceva vedere, perché poi c'è anche il papà che magari dà un tozzone al figlio e dice stai zitto, ma c'è anche quello che dice ha ragione lui, e quindi sensibilizzare i bambini. Le sfide che abbiamo vinto noi sulla raccolta differenziata è stata grazie alle scuole, le scuole ci hanno dato un aiuto straordinario per questo. Quindi anche su queste cose qui vedere un po' di come la fattibilità è, da poterlo organizzare, che dopo parliamo. Naturalmente questa è una frase che dobbiamo metterla in evidenza, perché senza entusiasmo nada, non si fa niente. Allora noi dovremmo provare adesso a mettere dentro al nostro pacchetto di offerta un po' di costo. Poi mi verrebbe da dire, pensate, il vostro pacchetto in collaborazione anche con noi, andare nel Nord Europa a dire vieni, o nel Nord America, vieni in Italia, una settimana nell'area brindisina e una settimana in Romagna. Cioè, cosa ci costa questo? Niente. Basta volerlo, basta farlo e basta sperimentarlo. Poi lo lanciamo nel mercato. Funziona? Non lo so. Potrebbe non funzionare, ma potrebbe anche funzionare. Se non lo sperimentiamo, che non ci costa niente, perché questa è la cosa importante, perché dobbiamo fare degli investimenti, voi
tiriamo fuori 10.000 euro a testa, è facile, diciamo in 30, recuperiamo 300.000, cominciamo anche a sbizzarrirci. Ma non ha senso che noi tiriamo fuori del denaro, noi tiriamo fuori delle idee e dobbiamo cercare di usare quegli strumenti semplici, efficaci, che lavorano per noi. C'è qualcuno che dice, c'è qualcuno che dice io ho la rete, cioè la prima rete, ragazzi, è veramente questa, perché uno dice ma internet, cioè, è uno strumento straordinario, ma se siamo noi a lavorare, ci siamo noi a fare del web marketing. Abbiamo visto che nelle settimane, in questa tabella dell'anno, ci sono delle manifestazioni qui. E perché non proviamo a venderle anche noi queste? Scusami, Fausto, volevo chiederti questo. Ma il soggetto proponente di questi pacchetti, no? Istituzionalmente, innanzitutto chi è? È una cooperativa? Il soggetto proprio istituzionale? E ai fini fiscali che cosa deve? Direi che questa è la seconda parte. Dobbiamo parlare di concretizzare dal punto di vista economico. Noi dobbiamo preparare il prodotto e anche i costi, e poi se c'è mercato io faccio anche una società, io mi iscrivo, guadagno e faccio. Io non ho mercato, non ho niente, non posso fare una società prima, una cooperativa, una SRL, una SPA, quindi non partiamo dalla società, proviamo a partire dal prodotto. C'è un prodotto, esiste, lo sensibilizziamo questo prodotto, poi inizialmente abbiamo bisogno di trovare un'agenzia viaggi che ci tuteli, perché non è che noi possiamo fare delle cose fuori legge, però l'importante è avere l'idea, avere questo. Poi se c'è l'idea, se c'è mercato, cioè se guadagniamo dei soldi, voi tre fate presto a mettervi assieme. Se si fa mettersi assieme per una cosa che non guadagna, non è facile, il giorno dopo abbiamo già litigato. Se è una cosa che guadagna, bene o male. Mi viene in mente che queste cose non possono essere proposte da associazioni di categoria, dal GAL stesso, che magari dà anche il patrocinio, piuttosto che dalla provincia di Brindisi, non so, qualcosa di territoriale che tenga insieme anche il tessuto economico, sì. Cioè prima ancora poi di diventare cooperative, società e quant'altro. Noi il nostro lavoro deve essere quello di essere, lui voleva dire due parole, il nostro lavoro deve essere quello proprio di creare, costruire un'idea nuova per questo territorio. Poi abbiamo l'idea nuova, è accattivante e ci vuole qualcuno che ci aiuti a fare incoming, cioè che faccia questo. Allora chi lo può fare? La legge italiana lo dice, deve essere un'agenzia, non è che lo può fare un singolo persona, insomma, deve essere un'agenzia, oppure tu puoi vendere te stessa, cioè tu sei una partita IVA o sei anche fino a tot fatturato, lo puoi fare come persona singola, fai la tua, scarichi il tuo compenso, ritenuta d'acconto, quello che è, e quindi lo fai. Però mi verrebbe da dire, pensiamo dopo questo. Prima, se abbiamo un'idea che è accattivante, che vince, che arriviamo al mercato, dopo ci mettiamo attorno a un tavolo a dire è meglio fare una società semplice, facciamo un consorzio, facciamo una cooperativa, un'associazione. L'associazione è senza scopo di lucro di solito, senza quindi scopo di lucro. Direi anche no. Sì, ma deve reinvestire gli utili nell'associazione. Sì, va bene, noi abbiamo la Proloco del paese che abbiamo costituito noi come gruppo di lavoro, nella nostra Proloco fa anche questo tipo di attività e praticamente lei non ha scopo di lucro, ma i soldi che guadagnano, cioè se noi vendiamo un pacchetto a 100, do
10 a lui perché è l'operatore che mi fa da guida, do 10 a lei che è 10, alla fine per la proloco deve rimanere quel centesimo per il telefono, per quelle cose lì, quindi lei non guadagna niente, chi guadagna? Chi lavora, cioè noi dobbiamo fare una cosa che guadagni chi lavora, non qualcun altro, eh? No, volevo solo puntualizzare una suggestione che mi è venuta in mente nel momento in cui hai detto no, si potrebbero portare le persone, magari gli stranieri, prima in Puglia e poi in Romagna. Ho subito immaginato, no, che magari al turista tedesco che viene a passare una settimana in Puglia, al termine della settimana, che non so, gli viene consegnato magari un ciondolo con un cuore a metà, e poi l'altra metà la riceverà, bello, al termine del periodo in Romagna. Già avevo immaginato la comunicazione con questa famiglia dai tratti germanici, con i ciondoli ricostituiti, abbiamo lasciato il cuore in Italia, metà in Puglia, metà in Romagna. Uè, questo scrivi, questo bravo, complimenti. Guarda, vedi quanta l'energia che è bravo, questa è una bella cosa, perché poi alla fine devi vendere emozioni, devi vendere queste cose qui, perché il mare ce l'ha la Grecia, ce l'ha la Spagna, ce l'hanno in tanti paesi, il mangiar bene ormai in molti posti, cioè non è che potete pensare a dire uno deve venire in Puglia per mangiare bene, perché nelle Marche si mangia male, in Abruzzo si mangia male, non è così, insomma. Allora su queste cose qui invece fanno la differenza, bella questa idea, la potremmo mettere in cantiere. Ah, ha detto una cosa, ti sei persa. Una cosa romantica. Raccontala perché allora, lei è una donna. No, voleva essere una suggestione che mi è venuta in mente mentre lui parlava di portare le famiglie un po'. Magari no, lavorare congiuntamente la Puglia e la Romagna, quindi magari no, per una famiglia tedesca che trascorre una settimana in Puglia, al termine della settimana in Puglia ti viene consegnato un ciondolo con mezzo cuore e l'altra metà del cuore la riceverai al termine della tua settimana in Romagna, e quindi la parte comunicativa che in me immaginava già una pubblicità tipo no, con una famiglia dai tratti tipicamente teutonici, tutti con questo ciondolo al collo, con la scritta abbiamo lasciato sì, abbiamo lasciato il cuore in Italia, metà in Puglia, metà in Romagna. Questo è non è male proprio cominciare a spendere. Poi pensate anche a questa peculiarità, perché abbiamo magari tante cose in comune, ma uno avverte quando è in Romagna per quello che c'è e avverte quando è qua, quindi noi potremmo veramente fare dei prodotti integrati. Poi per quello che viene sempre in Romagna, lungo andare poi si stanca anche, e se io sono in grado di dire guarda, vai a trovare un mio amico giù a Brindisi, perché non ci va? E quando arriva qua, sono sicuro che lo incontri e lo abbracci. Ah, sei l'amico di Fausto! Sei un amico mio, perché sei l'amico di Fausto. E viceversa, quando viene uno da te, viene col tuo nome, e per me è uno come fosse sempre stato con me. Cioè, su queste cose qui giochiamoci, ragazzi, perché molti paesi sono diventati di una freddezza. Entri nei locali, sono lì con una pantegana così, né uno che ride, la gente cammina guardando per terra, non ci si saluta più, non ci si abbraccia più, cioè dobbiamo vivere a questi livelli, insomma, facciamo la differenza con queste cose. Altre cose, ragazzi, che poi cosa dite? Facciamo un attimo di break e poi dopo dovremmo cominciare a metterci nero su bianco, metterci queste cose qui. Io proverei, sono due appuntamenti anzi che si potrebbero, ieri sera ho mangiato con il direttore del GAL Messapi qui e abbiamo parlato anche di due appuntamenti che sarebbero interessanti. Uno è Verona a novembre, il primo weekend di novembre, che c'è Verona Cavalli. Verona Cavalli muove 180.000 persone e Verona Cavalli quest'anno ha creato un'area solo per la ruralità. È fiera cavalli, quindi naturalmente molti vanno là per il cavallo,
ma c'è uno spazio adesso di operatori solo per la ruralità. Non vanno lì per comprare Venezia, Firenze o un monumento, vanno lì per il mondo rurale. Noi lì dobbiamo esserci, perché dobbiamo far capire che questo pezzo di territorio ha il mare, ha la storia, ha la cultura, ma anche un patrimonio rurale importante. E ora lì, in quell'appuntamento, si potrebbe creare anche una sorta di presentazione di questo territorio. Pensate, avere gli operatori, perché lì si fa anche proprio B2B, insomma, tu ti metti a sedere davanti al compratore, gli dici questo pacchetto costa 100 euro, 1000 euro, lui dice io ho bisogno di averne 100 di questi pacchetti, ne voglio 30 a marzo, 30 in aprile, 30, e quindi c'è già una contrattazione. Ma la cosa più importante è quella di creare un momento di presentazione e fare anche il percorso sensoriale. Cioè, mentre presentiamo il territorio con le immagini, con le foto che bisogna fare del percorso, naturalmente prepararlo, mentre presentiamo qualcuno ci offre un calice di vino, ci fa due fettine di salame, di formaggio, di quello che abbiamo, perché io mentre ascolto lei che presenta il pacchetto devo avere anche quel piacere del sapore nel palato. Quel palato, guardando il percorso, diventa bingo. Io ti ordino la vacanza. E questo lo si potrebbe fare attraverso gli strumenti che ci sono. Il GAL, in questo caso, potrebbe essere uno strumento. L'altro appuntamento, che non sarebbe da meno anche quello, è AgriTour ad Arezzo, la seconda settimana di novembre, perché lì si va per vendere la stagione 2015. Quindi c'è questo appuntamento a Verona che si potrebbe fare proprio, se ci organizziamo prima, se lo sappiamo, mettere in calendario proprio una presentazione di questo territorio, della provincia di Brindisi, insomma del Brindisino, dell'Alto Salento. Potremmo mettere in cantiere una... Lì abbiamo blogger che sono lì con noi, tour operator che vengono. L'anno scorso c'era un tour operator americano, fa Canada e Stati Uniti, e comprava solo strutture piccole, quello che vi ho detto ieri, di meno 20, comprava strutture che non ci fossero più di 20 persone dentro. Le nostre masserie sono perfette, i bed and breakfast sono perfetti, le case vacanza sono perfette. Cioè, loro non vogliono andare più nel grande caos, perché ha ragione, il grande caos ce l'hanno loro nelle grandi città. Quindi noi gli dobbiamo far vivere uno spaccato nostro dell'Italia, che questa è l'Italia vera. Ecco, questi sono appuntamenti che... Arriva l'estate, avrete anche voi tante cose da fare, però se ci prepariamo bene, se rimaniamo in contatto, lavoriamo, perfezioniamo bene l'offerta, potremmo arrivare veramente a novembre con un prodotto commerciale da spendere. A parte che questa idea del pacchetto io la sperimenterei già in luglio-agosto qui al mare. Abbiamo un portafoglio di clienti eccezionali che vengono qui nella costa, prima di lasciarli ritornare a Monaco, io glielo devo dire con l'amico tedesco, guarda, se vuoi venire in autunno, che l'autunno è già pronto, se vuoi venire in autunno, qui noi organizziamo questo, questo, questo. Quando arrivi in autunno, che gli abbiamo fatto un lavoro straordinario, che lui vorrebbe rimanere ma ha l'aereo che deve partire, gli diamo la primavera. Ritorna a trovarci in primavera, che in primavera è un altro prodotto, ma ti facciamo vivere quell'atmosfera che ti è piaciuta, che l'hai vissuta adesso. Dalla primavera passo l'estate, io devo fidelizzarlo, lui deve venire, che non può fare a meno di fare questi appuntamenti da noi. E quando rientra a Monaco non vede l'ora di rientrare in ufficio per dire con gli amici, voi ragazzi,
Sono andato nel Brindisino, ho fatto questo, prodotto straordinario, abbiamo avuto un'assistenza, un'accoglienza, ci hanno coccolato. Il prezzo passa in secondo ordine. Nessuno vi dirà è caro. E poi l'altra cosa che sarebbe da fare, che ne abbiamo parlato un po' così ieri, è anche quello del turismo d'affari. Oggi le grandi aziende hanno dei problemi enormi. Due uffici non dialogano fra di loro, due scrivanie nello stesso ufficio non parlano. Pensate che danno economico per un'impresa, cioè che avrebbero bisogno invece di creare energie, invece no, perché lui mi è antipatico, lei non gli parlo nemmeno, lei veste che non... perché purtroppo ormai siamo diventati che ci dà fastidio tutto, viviamo nella noia più completa. Le imprese hanno bisogno di creare dei sistemi aziendali. Se noi creiamo un prodotto che gli facciamo fare anche una sorta di gioco, che il gruppo diventa team, squadra, perché se noi portiamo a una convention, portiamo un gruppo nel grande albergo, rischiano che la sera poi vadano tutti quanti, magari uno va al night, uno va da una parte, si isolano. Se invece noi facciamo un prodotto ristretto, non per mille persone, ma per poche persone, questo diventa team, squadra, e lì si vince. Vabbè. A proposito di questa cosa che dici, nell'associazione con cui collaboro ad Ostuni, cioè, praticamente siamo stati contattati da un'organizzazione che organizza eventi e praticamente ha ricevuto una committenza per organizzare un evento team building di una multinazionale enorme, dove ad Ostuni loro, questi qua, devono fare una caccia al tesoro super tecnologica con degli iPad, devono rispondere a diverse domande, però tutto ad Ostuni. Ci sono delle domande sulla località, delle domande sull'azienda per cui lavorano, e loro nell'arco di 2-3 ore devono fare questo coso qui. L'azienda che organizza questo team building ha detto: se volete noi vi vendiamo il format, cioè non è un problema. Perfetto. Visto che comunque tutto il lavoro voi l'avete già fatto, perché noi come associazione ad Ostuni facciamo da supporto logistico, quindi l'unica cosa è prendere sti iPad e farlo. Perfetto, guarda, questo è un esempio per dire che funziona. Guardate, oggi a volte siamo alla ricerca proprio della cosa più pazza, e poi invece scopriamo che nel territorio ci sono già delle esperienze importanti da mettere a cantiere, perché se viene una multinazionale, ma viene una volta all'anno, ci fa piacere, noi larghiamo le braccia, ma non è mercato. Se invece di quella multinazionale ne vengono 10 o 15, o quella multinazionale comincia a fare, perché vuol dire che ha centinaia, migliaia di dipendenti, comincia a fare un calendario che viene 3 volte in primavera, 2 volte in autunno, l'altra azienda viene 3 volte, allora diventa anche un prodotto che diventa anche organizzazione, e allora posso impegnarmi anche a comprare un pulmino se mi serve, perché ho bisogno, ecco. No, questo funziona. Funziona, noi con più facciamo vivere il territorio. Vi faccio un esempio. Se noi mettiamo un paglione, diamo 5 frecce e un arco, lei tira, tac, tira, stacca, tira, stacca, tira. Quando l'ha fatto 5-6 volte, queste 5 frecce che le va a recuperare, le tira, si è già annoiata. Perché è un gesto ripetitivo. Non dimenticate che la gente sulla ripetitività ne ha 2 scatole, tutte le mattine deve marcare il cartellino, tutte le mattine deve fare 10 semafori, tutte le mattine ha la fila per lo svincolo dell'autostrada, tutto, insomma, sono stanchi. Allora, facciamo partire queste persone col tiro con l'arco, non con il paglione, ma con un percorso. La gente è un po' pigra, è vero, ma noi stimoliamo per farlo. Partono, fanno il percorso. Dopo 2 ore rientrano sudati, accaldati, si mettono a sedere, stanchi, ma felici di aver fatto 2 ore di movimento. Voi ragazzi, non dimenticate, la gente va in palestra, paga per fare del movimento. Noi che abbiamo una palestra naturale, che è il territorio,
saremmo degli strulli se non facessimo questo. Ecco che noi dobbiamo sempre di più vendere il sistema territoriale, sempre di più dire in autunno il mare mi deve servire, come vi ho detto che facciamo mare d'inverno lì con gli stabilimenti balneari, con i cavalli, col pescatore, e io devo usare queste location che sono naturali e che le ho io, perché uno d'inverno quando si vede sto mare stupendo c'è un fascino che è straordinario, non c'è la possibilità di fare l'abbronzatura, ma come scenario, ragazzi, il profumo del mare, insomma, queste cose qui, queste sono le cose che noi dobbiamo mettere nei pacchetti. Sì, facciamo una pausa, adesso aspettiamo che... Analizzando un discorso economico, prettamente economico, è consigliabile comunque meglio gestire il pacchetto nel toto o dettagliare gli eventi nel pacchetto, parlando sempre da un punto di vista economico pure? Cioè, da dire, diamo un pacchetto all inclusive 100 euro o 10 più 10 più 20 più 15 più eccetera, a secondo quello che si svolge, poi l'attività che svolgerà nell'espletare il pacchetto. Anche questi sono due mercati, c'è il mercato per l'all inclusive. Io voglio sapere esattamente cosa spendo 1000 euro venire da te, ma dopo non mi devi chiedere più un centesimo, tu mi devi dare tutto. Oppure la mia vacanza me la voglio magari fare anche assieme a te, ma ti dico questo no, questo sì, io non voglio andare a mangiare perché non voglio bere vino perché sono astemio, se tu mi hai messo nel pacchetto tre cantine, io ti dico no, non mi interessano. Quindi è una scelta che noi la possiamo fare, possiamo dividere, scorporarlo, oppure possiamo fare l'all inclusive. Per esempio quelli dell'autunno che avevano fatto un pacchetto per un cliente medio-alto, mi sembra, chi è nell'autunno? Tu? No? Chi è nell'autunno? Ah, tu. Avete fatto un pacchetto, per dire, un pacchetto slow per una coppia che vuole anche magari star bene e spendere, ecco, in quel caso lì è forse più accattivante fare all inclusive, dire vieni da me, non ti preoccupare. Addirittura voi avete fatto la ruota di scorta se piove, avete trovato l'alternativa se è una cosa, quindi vi siete già strutturati e lì metterei più proprio da dire come scendi dall'aeroporto, dall'aereo, io ci penso io, tu non ti devi preoccupare di niente, io sono a tua disposizione, e quello funziona. Poi invece per alcuni potrebbe essere anche quella di dire un pacchetto semi integrato, insomma, un po' di cose ci sono dentro, un po' di cose che non mi servono, non le voglio pagare perché non le faccio, ecco. Quindi anche questo sarebbe da fare, le due opzioni, insomma. E io direi, potremmo fare una pausa e caffè, e poi dopo cominciamo invece a lavorare, perché c'è un po' da lavorare e vedere se riusciamo un po' a chiudere stasera il prodotto. Io voglio andare a casa con i pacchetti da cominciare a vendere. L'obiettivo poi della giornata quale selezionare dei pacchetti, sì, tipo, insomma, tirare fuori un pacchetto giornata, un pacchetto weekend, un pacchetto settimana. Per ogni stagione. No. Ah, proprio così come ieri. Cioè. Sì. Perché no, sul... siamo ambiziosi. No, adesso ci mancherà qualcosa sicuramente, perché non è che riusciremo a completarle, perché queste cose qui ci vuole un po', però l'importante è che noi come metodo di lavoro cominciamo a ragionare su questo. Probabilmente vale la pena di visitare. Io vado a visitare.
Grazie.